Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Giovanna Giorgetti e ci troviamo all'interno del Museo di Scienze della Terra dell'Università di Siena. In questa occasione vi vogliamo presentare la mostra fotografica Cristalli da bere che abbiamo allestito durante l'iniziativa La Notte dei Ricercatori Bright 2020. Per vedere dei cristalli non è necessario recarsi in miniera oppure in un museo di mineralogia quale è il nostro. Questi che vedete, per esempio, sono minerali di varia natura che si sono formati in condizioni diverse all'interno oppure sulla superficie della crosta terrestre. I cristalli, per esempio, si trovano anche nelle nostre case. Basta pensare al salgemma, NaCl, che usiamo quotidianamente per salare i nostri cibi. La mostra fotografica che abbiamo allestito, Arte e Scienza, Cristalli da bere, consiste di foto realizzate al microscopio ottico a luce polarizzata di cristalli particolari. Perché particolari? Perché sono cristalli ottenuti da bevande che di solito consumiamo al bar, il caffè, lo spritz, il vino. Come sono state ottenute? Semplicemente ponendo qualche goccia della bevanda su un vetrino e facendole evaporare a temperatura ambiente, quindi non con una fonte di calore. Le soluzioni, che saranno a base alcolica nel caso degli aperitivi o a base acquosa come nel caso del caffè, evaporando lasciano dei residui cristallini. Questi cristalli di dimensioni millimetri o micrometri che possono essere osservati e fotografati analizzandoli al microscopio. Noi geologi questi microscopi li utilizziamo per osservare i cristalli che costituiscono le rocce. In questo caso noi ci siamo divertiti ad osservare cristalli che si formano non per processi petrogenetici ma per deposizione da soluzioni preparate dall'uomo. I cristalli che si osservano al microscopio hanno delle forme e dei colori spettacolari che sembrano quasi dei quadri astratti, come potrete vedere nelle prossime immagini. Facendo evaporare la grappa o il rum si formano cristalli di zucchero disposti a ventaglio e di dimensioni estremamente variabili. Qui abbiamo delle immagini relative al Margarita, che come tutti sapete è un cocktail fatto di tequila, soda, succo di lime e sale. Si formano cristalli di cloruro di sodio, NaCl, come quello che abbiamo visto prima. Qui invece abbiamo immagini relative al caffè. Si formano cristalli aciculari di caffeina e invece cristalli tondeggianti di zucchero. Questi cristalli di caffeina ci dicono moltissimo sulla natura di questa molecola organica, ma ben poco sul nostro futuro.